Quindi un'esperienza molto interessante, Sì. quella del monastero, è un'esperienza quasi mistica per certi versi. Ma sì, anche diciamo per aiutare la gente. Cioè, mi ha sempre ispirato questo. Io non mi sento il solitario eremita che soccorreva e ospitava gli indigenti, ci mancherebbe altro. Però comunque il mio intento non è quello, l'intento dell'associazione non è quello commerciale, è quello di insegnare a utilizzare questa pianta, ad apprezzarla, a piantarla, a difenderla, e questo a Borghetto, ma in tutto il Ponente, ovunque venga, Ma insomma. soprattutto per aiutare qualcuno. San Paolo diceva piangere con chi piange, gioire con chi gioisce, e quindi sicuramente anche un'esperienza di grossa utilità sociale, l'aver conosciuto e essere venuto a contatto con la pianta. Il giudizio però sul libro di padre Romano Zago, quantunque appunto sia stato il punto di partenza di un'esperienza che poi è partita nel 99 e tuttora dopo 5 anni è molto, molto avviata. Il giudizio sul libro di Padre Romano Zago rimane immutato o c'è qualche differenza dalla prima impressione avuta nella boristeria del monastero benedettino? Ma la prima impressione era negativa, poi ho capito invece che il padre Romano aveva le sue ragioni per far conoscere l'aloe e che non si trattava certo di un imbroglio. Certo. Certamente l'impostazione di padre Romano è un'impostazione molto, diciamo, Sensazionalistica, fondamentalista, ecco, fondamentalista. fondamentalista, cioè lui ritiene che addirittura che l'aloe possa, come dice il titolo, guarire il tumore, no? Io ritengo che sia comunque un rimedio sempre complementare e mai totalmente alternativo. Tutte le persone che in questi anni sono venute da me, sono state consigliate da me perché continuino le cure, continuino le chemio, continuino il loro rapporto con i medici. E io ritengo personalmente che l'aloe sia un integratore alimentare e che non sia una medicina. Con questo non escludo altre possibilità, ad esempio ci sono medici, si stanno facendo delle ricerche proprio per rendere più scientifica il discorso dell'aloe. Io sono rimasto agli indios dell'Amazonias, magari con qualche aggiustamento nella nostra cultura occidentale. Io non voglio creare un'industria o dei prodotti confezionati. Semplicemente cerco di insegnare le esperienze che ho avuto in questi 6 anni perché possano essere utili agli altri e insegno anche alla gente a prepararsi il prodotto da Il sé, prodotto. insomma, a coltivare la pianta da sé in Liguria, nel giardino e nelle altre parti d'Italia, in vaso e in casa, In ecco. casa. Quindi in sostanza l'aloe come integratore alimentare e come complemento alla cosiddetta medicina scientifica, non come alternativa, se ho Sì, capito bene. come complemento, come aiuto. Naturalmente ci sono anche le ragioni della medicina, della fitoterapia che la stessa medicina dovrebbe ascoltare, anche i consigli di tipo alimentare, no? Cioè, voglio dire, Certo. noi proponiamo una dieta di tipo particolare da assumere insieme all'aloe. Tendenzialmente vegetariana, che magari non esclude il pesce, ma che comunque evita un po' la carne. Poi comunque è molto diverso il discorso per i malati oncologici da chi invece utilizza l'aloe solo per scopi di tipo preventivo. Preventivo, certo. Cosa rimprovera la medicina scientifica cosiddetta? Ma di essere troppo scientifica, di essere troppo ligia a certi protocolli, a dimenticare anche la scienza non deve fare i conti col mistero, con l'irrazionale, con quello che non si capisce subito, di essere troppo razionale, Dogmatica e forse. in certi, è proprio
diventa troppo razionale, troppo dogmatica, no? Da questo però a aprire a fare un discorso puramente religioso, oppure a fare un discorso di fede, perciò è importantissimo, però non bisognerebbe confondere i due piani, oppure dire che l'alo è un è talmente importante che uno può salvarsi la vita, parlo di un malato di tumore, solo con l'aloe, e come alle volte fa pensare il libro di Padre Romano, fa pensare solo, no? Naturalmente c'è differenza tra il Padre Romano e i suoi imitatori, i discepoli diventano sempre molto più dogmatici, questa certo. La storia lo dimostra. È come se uno, se sbaglia la ricetta con l'aloe, allora dovrebbe morire, dovrebbe imputare la morte a un malato oncologico solo perché ha sbagliato la ricetta di Padre Romano Zago, sì, cioè, e la posologia mi sembra una follia, ecco, cioè voglio dire, ci vuole di buon senso. Sì, sì, infatti francamente dalla lettura del testo di Padre Romano, almeno per quanto riguarda diversi capitoli, sembra proprio che la vita o la morte dipenda esclusivamente da una corretta o una scorretta o uno scorretto uso della ricetta, della posologia della ricetta, quando francamente il discorso è molto diverso, mi è sembrato di capire. Sì, comunque bisogna essere anche molto ligi alle esperienze che abbiamo avuto. E poi quando appunto insegneremo a mettere in pratica le ricette, lo diremo. Certo, lo diremo. Però comunque non in modo, almeno io non appartengo a una scuola di pensiero in cui ritiene che l'aloe sia già una chemioterapia e che tutto si risolva con l'aloe. Cioè io insegno una via popolare all'aloe, una strada popolare che possa essere utilizzata da tutti piacevolmente, senza aspettarsi delle cose enormi, che peraltro poi avvengono, perché in questi 6 anni, poi ne parleremo, tante guarigioni, tanti miglioramenti sono avvenuti. Basti dire che in 6 anni non ho mai avuto delle critiche serie, voglio dire, oppure delle accuse da parte di nessuno di quelli che mi ha interpellato, certo. Né di persona né telefonicamente, tali da farle tornare sui suoi passi, quindi sì, per questo, no? Cioè, si va avanti perché ritengo che sia importante comunicare le proprie esperienze. Certo, si parla tanto di altruismo, di sensibilizzazione, di mutuo soccorso, ma cosa significa secondo lei nella nostra società parlare di solidarietà? Che cos'è la solidarietà? Ma perché ci sia la solidarietà ci deve essere una comunità, ci deve essere il senso dell'Ottocento c'era il popolo, no? Il senso del popolo, oppure nel Novecento comunque c'erano i partiti, adesso non c'è né più né uno né l'altro. Spero che ci sia ancora la Chiesa, in cui io credo e che permetta questo, un discorso appunto di comunicazione nei confronti degli altri, che avviene soprattutto a livello di sentimenti, no? Ad esempio la compassione è certo. La base del sentimento base proprio per la solidarietà, per entrare in rapporto con gli altri. Un aloe appunto pianta curativa, aloe con una psicofisicità, come tanti sostenevano, ma come viene lavorata la pianta al fine di estrarne i principi di utilizzo farmacologico e terapeutico. Ma secondo la tradizione appunto degli indio, quella più valida degli indios venezuelani, la si addiziona appunto, la si pesta insieme al miele, perché il miele ha una funzione importante come adduttore, no? Conservativo delle proprietà della pianta, e poi anche perché il miele è dolce e l'aloe, proprio dal nome arabo, è amara.